forte impulso alla ricerca scientifica portata avanti dall'Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico grazie al sostegno della Fondazione Tercas. I progetti finanziati sono due ed entrambi vanno nella stessa direzione, quella della salute umana. Cellule staminali che un giorno potranno riconoscere e curare il cancro e il lavoro scientifico portato avanti dalla professoressa Barbara Barboni della Facoltà di Bioscienze dell'Ateneo Teramano. Quando i risultati di ricerca sono di qualità, sempre vengono veicolati in tutto il mondo, perché i risultati della nostra ricerca vengono necessariamente pubblicati per avere valori su riviste internazionali che rappresentano lo scenario per farsi riconoscere in termini di reputazione, ma soprattutto per condividere quelli che sono gli avanzamenti in tempo reale di tutti i gruppi che operano nelle tematiche specifiche a livello globale. L'altro progetto di ricerca scientifica finanziato dalla Fondazione Tercas riguarda le malattie trasmissibili dagli animali domestici all'uomo. Uno studio essenziale realizzato dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo che si basa su un dato preoccupante. Il 61% di tutti i patogeni che colpiscono gli uomini ha un'origine animale. Noi ormai abbiamo dimostrato con la pandemia che la nostra collaborazione con la sanità umana è molto proficua, sia nell'effettuare i tamponi, ma soprattutto anche nel fare il sequenziamento. Sappiamo che in Italia il sequenziamento è circa l'1%. Tenete conto che in Inghilterra, il paese in cui vengono fatti più sequenziamenti, è il 5%. Bene, sul Corriere della Sera ieri è apparso il risultato che l'Istituto Zooprofilattico sequenza il 6,76%, e ponendo l'Abruzzo la regione in Italia che fa più sequenziamenti, ma lo facciamo noi. Quindi questo rende onore all'Istituto e all'Abruzzo e anche agli investimenti che abbiamo fatto sia sulle tecnologie e sul personale che sa utilizzare queste tecnologie. La ricerca scientifica, ormai è acclarato, è alla base dell'economia civile. Rappresenta un settore strategico e sostenerla diventa fondamentale per la sopravvivenza delle persone. Spesso ci troviamo ad avere eccellenze nella ricerca che sono conosciute all'estero e non nel nostro territorio. Parte dello scopo appunto di questa nostra conferenza è proprio quella di trasmettere e raccontare al nostro territorio quanto c'è di buono. Un buono che deve crescere, che si deve moltiplicare, ma anche in questo senso va il nostro investimento. Vorremmo essere, come io sempre ripeto, quel gradino che consente di dare l'avvio ad importanti tanti progetti che poi, vista dimostrata la loro validità, possano attrarre grandi investimenti esteri, ma non soltanto investimenti nella ricerca, anche investimenti industriali.